In 6 secondi rileva qualunque materiale, metallico e non, liquidi, gel, plastico, ceramica e tutti gli oggetti, dalle armi agli esplosivi, dal denaro alla droga. È il primo body scanner a onde millimetriche passive installato oggi all'aeroporto Marco Polo di Venezia. A sperimentarlo di persona il ministro dell'Interno, Roberto Maroni. Oggi si è vista la dimostrazione, una persona è passata dal metal detector e non è suonato nulla, ed è passata sotto il body scanner che ha rilevato la presenza di un esplosivo al plastico nascosto sotto gli indumenti. Nessun rischio per la salute dei passeggeri perché questa tecnologia non emette radiazioni o onde elettromagnetiche, ma cattura l'energia naturalmente emessa dal corpo umano e la trasforma in un'immagine. E allora la privacy? Nessun problema di privacy, l'immagine non è riconoscibile della persona, neanche se uomo e donna o donna, e non è memorizzata l'immagine, è solo l'addetto alla sicurezza che la vede per 6-7 secondi e bene addestrato in grado di rilevare immediatamente se questa persona nasconde sotto i vestiti del materiale esplodente. La sperimentazione di questo body scanner, che ora verrà installato anche negli scali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, durerà 6 settimane. Se le apparecchiature si dimostreranno davvero più efficienti e veloci, l'ENAC le attiverà su tutta la rete nazionale. La decisione del governo è quella di mettere in sicurezza tutto il sistema aeroportuale italiano installando queste macchine ovunque sia necessario, non solo per i voli intercontinentali con gli Stati Uniti, ma anche per i voli nazionali. L'augurio del ministro è che anche il resto d'Europa si attivi per mettere in sicurezza i varchi con i nuovi sistemi, che potrebbero servire anche a scoraggiare eventuali azioni terroristiche. L'attenzione è sempre altissima, perché può capitare che succeda, ci sia un altro episodio, non abbiamo segnali, ma vogliamo prevenire qualunque possibile situazione del genere. L'installazione dei body scanner serve anche come deterrente, perché se c'è qualche malintenzionato che pensa di fare una cosa del genere, sa e saprà che in Italia sarà impossibile.